Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa del direttore Marco Giannitti. Diamo la parola al direttore, poi se avete eventuali domande, come al solito, vostro nome e nome della testata. Grazie. Vado. Buongiorno, faccio una premessa e poi sono a disposizione. Oggi è doveroso alzare l'attenzione sulle ultime due partite, pesantemente condizionate, penso, nel risultato da scelte arbitrali che da più parti sono ritenute discutibili. Lo vogliamo fare con chiarezza, con correttezza e serietà, che contraddistingue questa società dal Presidente Santopadre, dal Direttore Generale Comotto e dal sottoscritto. Ma nello stesso tempo con fermezza ci vuole rispetto verso un gruppo di lavoro, verso i nostri ragazzi, verso uno staff vecchio e verso anche chi lavora 24 ore per Perugia. E soprattutto verso i nostri tifosi che con grandi sacrifici ci stanno accompagnando fuori casa in tanti e ci mostrano orgoglio e attenzione per quello che stiamo facendo. Anche nel trasferto più lontano, perciò è giusto che oggi anche la società metta la faccia per rispetto soprattutto di loro. Buongiorno direttore, Domenico Cantani, Corriere dell'Umbria. Che cosa, nello specifico, quali sono le situazioni che ritenete di non aver ricevuto quanto era giusto? Ma io penso che in tre giorni, e non penso che in tre anni, sono successe due cose molto gravi, sia con la partita con il Benevento e la partita di Brescia. Faccio una premessa: all'inizio dell'anno abbiamo avuto una riunione con gli arbitri dove ci spiegavano il VAR e ci hanno detto che il VAR era un supporto tecnologico per aiutare l'arbitro. Bene, e siamo andati avanti. Che giornata è questa? 27. Quello che vorrei dire, come si fa in tre giorni di differenza della partita in casa con il Benevento e la partita fuori casa di Brescia, vedere due situazioni completamente opposte di pensiero del VAR? Allora, se il VAR è uno strumento tecnologico in aiuto dell'arbitro, come siamo stati richiamati noi o il Benevento, che eravamo quasi arrivati negli spogliatoi, a Brescia nelle tre condizioni che ci hanno messo in condizione di valutare l'operato del VAR, e vi spiego subito quali sono. Vi spiego dopo 20 secondi. La comitata su Olivieri a gioco fermo, il piede a martello di Bisoli su Olivieri, rigore, e il regolamento dice espulsione. E infine il 94esimo. Ma la cosa che fa più male, quello che noi come società ci confrontiamo, ieri è stato un viaggio di giorno di 5 ore parlando con tutti, con il mister, con il direttore generale Comotto, perché in casa col Benevento veniamo richiamati dal VAR e con il Brescia non si sono degnati neanche un secondo di fermare l'azione e vedere se queste azioni erano da prova VAR, erano da fermare. Niente, si è continuato a giocare senza sospensione di tempo per controllare il fotogramma del VAR. Ecco, questo fa rammarico e soprattutto fa pensiero, perché è un campionato dove livellato, dove si riceverà la promozione diretta all'ultima giornata, i playoff, i playout, e allora bisogna capire se il VAR è uno strumento che usano a livello personale addetti al VAR o se è da supporto all'arbitro, perché se il VAR viene usato a una partita in un modo e un'altra partita
in un altro modo, senza regolamentazione, senza pensiero opposto di quello che può succedere. E a noi ci sono due arbitri che abbiano, uno al VAR e uno in campo, e questo non è possibile. Il VAR deve essere regolamentizzato per tutti. Ma chi è che chiama il VAR nel momento? Chi è che decide sul VAR? Si è visto e si evince in queste due partite che il VAR viene messo in campo a tutela proprio di chi è in quel momento addetto al VAR. Perché in una partita, se ci sono dei tre episodi clamorosi e non si richiama, vuol dire il VAR che ha, e specialmente, tutta l'autonomia di fermare o di non fermare una partita. Perciò, se ci sono le regole ben precise, che non si capiscono quali sono, quanto viene chiamato il VAR, quanto viene fermato l'azione, perché è troppo in disparità il pensiero tra arbitro e VAR, come si è visto nella partita col Benevento e come si vedono anche tante partite. Mi viene in mente anche Paolo Maldini, che io penso che abbia fatto un'intervista che io ho condivido in toto, no? Ma se ci sono 13 fotogrammi, 12 fotogrammi, se parliamo di tecnologia, la tecnologia per aiuto all'arbitro deve essere in valore a zero di sbaglio, a zero. Perché a Brescia non sono subentrati al VAR e controllare le tre azioni clamorose che il Perugia richiedeva? Perché anche in quel momento erano tre azioni che la partita poteva mettersi a favore nostro in un modo positivo. Però questa disparità di pensiero del VAR da una partita a un'altra fa pensare, c'è delusione, c'è rabbia e soprattutto c'è mancanza di dialogo, perché poi vediamo un attimo che si mettono a confrontarsi con i dirigenti, si mettono a confrontarsi, se chiedi come è successo ieri con Miste, che ha chiesto spiegazioni e non vengono date, ci vuole un po' più di sostanza, ci vuole un po' più di pensiero. Però in questo momento siamo arrabbiati, ma soprattutto siamo pensierosi, perché se il VAR è visto in queste due settimane, un po' di pensiero c'è su un campionato molto difficile, molto equilibrato, e soprattutto che fino all'ultima giornata non si sa come andrà a finire nei tre ambiti di promozione e retrocessione. Ieri non vi è stata data nessuna spiegazione sul perché o no non c'è stato l'intervento. Ma il VAR, io penso, non deve dare spiegazioni, deve agire. Io faccio una domanda al VAR: perché nelle tre azioni da VAR non si è fermato, non si è controllato l'azione? Se voi ci fate caso, non è che il VAR ha chiamato e ha sospeso l'azione per il controllo di quell'azione o quel danno, se c'era o non c'era. Si è giocato. Tre giorni prima siamo stati richiamati a partita finita nel primo tempo, quasi in spogliatoi, perché il VAR è intervenuto e ha decretato un calcio di rigore per Benevento. Troppa disparità di pensiero. No, non è questo. Perché alla fine comunque nessuno mi ha detto nulla. Ma non ti danno spiegazioni. Direttore, buongiorno. Antonino Caravella, ASI, Agenzia Stampa Italia. Volevo ritornare giustamente, come lei ha anticipato e ha premesso molto bene, sulle due diverse disparità di trattamento, diciamo, per quanto riguarda le due partite, va bene? È chiaro che qui bisognerà sicuramente, sotto gli occhi di tutti, perfezionare questa intesa tra ufficiale di gara e VAR, perché è sotto gli occhi di tutti, perché non può essere o non si possa adottare due metodi diversi in due circostanze similari. Col Benevento si è richiamata l'attenzione dell'arbitro, con il Brescia invece nulla è successo. È anche vero che l'arbitro, giustamente, è colui che decide una frazione di secondo, non ha il tempo per poter prendere una decisione, ma giustamente, come ha detto lei, il VAR, che sta su una sala ovattata, lontano da tutti, senza nessuna pressione o senza nessuna cosa, può tranquillamente rivedere il monitor in tante sue situazioni e prendere una decisione immediata. Quindi sicuramente
diciamo che deve essere sincronizzata meglio questa intesa tra il VAR e l'ufficiale di gara, perché qualora si verifichi un evento grave come è successo ieri a Brescia, indipendentemente dal minuto o da quello che era, il VAR deve intervenire se ci sono le condizioni per intervenire, e abbiamo visto che ieri le condizioni c'erano tutte, insomma. Quindi rimango stupito del perché di questo diverso trattamento tra Benevento e Brescia, va bene? E sicuramente, come dice lei, bisogna perfezionare questa intesa tra arbitro e VAR. Soprattutto io chiederei un incontro tra dirigenti, arbitrali, allenatori, per cercare di limare queste lacune che stiamo vedendo con questa tecnologia. Ma io parlo di... Grazie. Io sono un uomo di campo e parlo di campo. Queste qua sono cose che magari ci sono persone che... Io parlo di campo e io, vedendo certe dinamiche contrastanti in tre giorni in due partite diverse, non posso accettarle. Non posso accettarle, perché il VAR va regolamentizzato per tutte le squadre. Non è che il VAR una partita decide di intervenire, una partita su tre casi non interviene un'altra volta. C'è qualcosa che non quadra. Ieri, per me, per il sottoscritto, responsabile dell'area tecnica del Perugia, sia stata una disparità di pensiero clamorosa, perché, ripeto, in tre occasioni, dall'espulsione dopo 20 secondi di comitato a gioco fermo, a palla lontana, a rigore non concesso di Bisoli sul Cosi, a rigore di Matos, non si è neanche fermato un secondo per vedere se questa azione era da sanzionare o meno. Quello chiedo, chi è che decide di fermare l'azione? Chi è che decide di... il bello è di regolamentarizzare tutte le situazioni da VAR. Non che un VAR decide in una partita cinque volte, giustamente, facendo bene o male, questo a discapito di chi è responsabile. È una partita zero. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che... E in un campionato come questo, e lo ripeto un'altra volta, è delicata, è molto delicata, perché se il VAR è un supporto tecnologico, significa non può sbagliare la tecnologia, a supporto dell'arbitro. A Brescia c'è stata una grande mancanza di supporto all'arbitro tramite VAR. Quelle sono azioni che fate. Gestione anche da parte dell'arbitro, perché se andiamo a vedere i cartellini non sono stati poi distribuiti tanto equamente. Ma quello noi parliamo di altre situazioni, di VAR, di cose. È normale che poi, se mi dite il pensiero sull'arbitro, l'hanno visto tutti la partita, ma non... Guarda, io sto facendo questo discorso che penso che anche la stampa nazionale abbia dato risalto a quello che è successo ieri a Brescia. Perciò noi andiamo avanti, sappiamo che dobbiamo lavorare per quanto riguarda il campo, sappiamo quali sono le nostre forze, ma di sicuro non molleremo un centimetro. Anzi, queste sono situazioni, togliendo il VAR, come dice lei, dell'arbitro, sono situazioni che ci devono dar forza, ci devono far capire che, come sta succedendo, che ce la giocheremo con tutti fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. È per questo che mi sento di essere orgoglioso di far parte di un gruppo, di aver lavorato su un gruppo di giocatori che stanno mettendo passione e soprattutto stanno mettendo attaccamento alla maglia in modo smisurato. Ma questo lo vediamo anche con i tifosi che ci stanno seguendo con entusiasmo, che sono molto contenti. Ecco, questo, penso che questa scintilla che può essere parte integrante di questo finale campionato, è importante di essere di unione tutti, tifosi. Quando parlo di tifosi parlo di giocatori, parlo di stampa, parlo di società. Noi siamo tutti uniti, siamo tutti focalizzati per avere un obiettivo primario, quello di dare qualcosa di importante a questa città. E per questi ragazzi
so che ce la metteranno, che ce la metteranno tutti, in base a quello che si è visto negli ultimi mesi e nell'ultimo anno, con un allenatore che penso l'avete conosciuto, penso lo stimate, che per la prima volta ieri l'ho visto affranto, l'ho visto molto deluso, come l'avete visto voi in conferenza stampa, però so anche che sarà una persona che già da oggi ricaricherà le pile e sarà più ancora orientato in quell'obiettivo che è per noi un sogno, ma vogliamo farlo diventare realtà. Carlo. Nelle ultime due gare abbiamo visto due arbitraggi allucinanti, perché il termine esatto è allucinante, io mai vista una cosa del genere. Prima Battista e adesso Miele, cioè un arbitro con i suoi collaboratori che fischia per 96 minuti sempre contro, fa pensare, hai detto tu, fa pensare. E ci è arrivata una conclusione, il VAR, anziché uno strumento, purtroppo, sta diventando un'arma letale che indirizza il risultato, pilota il risultato, altrimenti non si spiega. Cioè, Perugino Medio non è un vittimista, a me, io odio il vittimismo, però neppure farti prendere per fondelli, perché qui veramente corriamo il rischio che una città intera, oltre che la società di calcio, la tifoseria, sia presa in giro, veramente in maniera troppo enorme, in maniera... Non si capisce che cosa dobbiamo pagare ancora, perché Perugia è una società più che centenaria, blasonata, e non ci meritiamo questo. O sbaglio? Guarda, io lungi da me da fare del vittimismo, perché proprio il DNA del Perugino, il DNA della storia del Grifo, che del vittimismo penso non l'abbiamo mai fatto, ma non lo faremo neanche noi, noi vogliamo solo cose... Quello che ci spetta è soprattutto che venga dato, se il regolamento del VAR, ripeto, dice di intervenire per l'aiuto tecnologico, che venga. Poi le decisioni spettano a loro se c'è in quel momento o no la situazione da sanzionare o no. E questo a Brescia, il VAR, non si è verificato, perché in tre azioni clamorose non siamo stati degni neanche di fermare l'azione e con i fotogrammi vedere le cose. E vedere l'azione se era sanzionata o no, perciò nessun vittimismo, e nel DNA del Grifo non fare il vittimismo, saremo ancora più carichi e passionali perché senso di appartenenza questa squadra ce l'ha, questo gruppo di lavoro ce l'ha, questo affiatamento tra società e staff e ragazzi è ancora più forte man mano che passano le partite, perciò non faremo nessun vittimismo, noi sappiamo che dobbiamo andare in campo e vincere come abbiamo fatto sempre, perché ce la siamo giocata con tutte, i punti adesso da questo momento valgono doppi, tripli, sono fondamentali, a prescindere dagli investimenti fatti durante l'anno, dalle squadre o dal blasone, ma io sono sicuro che vincerà chi si è dimostrato migliore sul campo, perché poi tanto poi... è giusto che noi vogliamo quello che ci spetta, è giusto vogliamo essere rispettati, ma soprattutto è giusto che tanto noi ce la giocheremo su un campo, tutto quello che possiamo dare lo daremo. Direttore, buongiorno. Alessandro Catanzaro, Umbria TV. Avrei due domande però rapidissime. La prima è: come se la spiega questa differenza di interpretazione dell'utilizzo del VAR tra una partita e l'altra, cioè mi riferisco a quella col Benevento e a quella col Brescia. La seconda è: qual è lo stato d'animo prevalente nella squadra in questo momento, se più la rabbia, se più la delusione, se più magari la comprensione, perché gli arbitri sono umani e possono sbagliare anche loro. Grazie. A prescindere che l'arbitro è umano e può sbagliare, perché se l'arbitro è come il giocatore, è come il dirigente, quando sbaglia paga, però parliamo di tecnologia, non può sbagliare, la tecnologia non può sbagliare, perché se sono stati fatti investimenti importanti da parte della società per dare un supporto in più, per qualificare, questo supporto ci deve essere e ci deve essere in costante in tutte le partite, in tutte le squadre, non si può essere così in una partita sì, in una partita no. Per quanto riguarda la squadra, io penso che questa squadra
è attaccata alla città. Questa squadra, dal mio arrivo, quando insieme a Gianluca abbiamo preso questa avventura, abbiamo impostato un lavoro di appartenenza. Di appartenenza, perché il grifo è appartenenza, è una storia, è un blasone. E questi ragazzi, penso nell'anno e mezzo, nei due anni che stiamo lavorando, soprattutto quest'anno, stanno mettendo appartenenza. Ieri non sono entrato nello spogliatoio perché sono stato un po' in disparte per il pensiero che parlavo con Comotto di certe situazioni, per confrontarci, per la delusione, ma sono convinto che questa squadra, la rabbia che ha, la rivezzerà in qualsiasi momento sul campo. Questo ci potete contare, perché ha già dimostrato il senso di appartenenza che questa squadra ha. Buongiorno direttore, Alessio Torzuoli di acipelugio.com. Senta, invece ci può descrivere lo stato d'animo invece del presidente in questo momento, che cosa sta provando? Grazie. Guarda, lo stato d'animo del presidente non lo so per la sconfitta, perché non l'ho sentito ieri sera. Però vi posso assicurare di uno stato d'animo di un imprenditore, che l'ho sentito lunedì. Uno stato d'animo di un imprenditore che versa in questo momento l'imprenditoria per qualsiasi punto d'Italia, prima la pandemia, poi la guerra, ma soprattutto un'inflazione che devasterà l'imprenditoria negli anni futuri, no? Per chi investe, per chi può investire nel calcio. Ma lunedì era molto affranto e deluso, perché un presidente che con tanti sacrifici mette milioni di euro e alzarsi la mattina e vedere tutti i giornali o siti che è squalificato 20 giorni e non essere presente in quel momento che hanno descritto gli organi che fanno parte di queste cose, era molto affranto, era deluso, perché poi c'è anche la dignità, perché squalificare una persona 20 giorni e non essere presente addirittura in tribuna, penso che poi nel suo pensiero diventa un po' un pensiero un po' di domanda, no? Di tante domande. Perciò ti dico che non l'ho sentito dopo la partita, magari perché penso che era affranto, ma l'ho sentito molto giù lunedì dopo la squalifica che ha avuto, che non si capisce come può essere una squalifica, un presidente non era presente, che era in tribuna, essere squalificato. Era molto deluso e molto affranto, e non mi ha sfiorato neanche e lunedì quando l'ho sentito della partita con il Brescia, per la grande delusione che aveva. Buongiorno, Francesca Mencacci, La Nazione. Due cose, direttore. La prima, hai detto, questa ci fa pensare, pensiamo molto, sono cattivi pensieri. No, e seconda domanda, direttore, faccio subito. Hai parlato di verso un obiettivo che per noi è un sogno, che vogliamo far diventare realtà. Sarebbe? Allora, quando io parlo di pensiero, non è che penso male, qui c'è correttezza da parte di tutti, c'è dialogo con arbitri, c'è dialogo con tutti. Il pensiero, quando parlo di pensare, mi viene il pensiero di dire: se uno strumento tecnologico deve essere di supporto all'arbitro, come ci hanno spiegato all'inizio dell'anno, perché in delle partite viene giustamente usato? E mi fa pensare perché con tre azioni clamorose di Brescia non viene interpretato. Questo è un pensiero che non pensa, che non è un pensiero negativo su certe situazioni e cose. È un pensiero che dice, che se si fa una domanda, perché in delle partite sì e in delle partite no? Perciò è una situazione che va gestita nel migliore dei modi, perché il VAR è determinante sui 90 minuti di una partita. Direttore, l'obiettivo è, in questo momento stiamo un po' borderline su tutte le posizioni, ma noi vogliamo realizzare un sogno di far parte di quelle otto e dare soddisfazione. Poi ce la giocheremo con tutti, abbiamo dimostrato di giocarci con tutti, però è normale che noi tenteremo fino all'ultimo di aggrapparci a questo, anche perché lo stiamo meritando, lo stiamo dimostrando, di aggrapparci a questo treno che sta lì davanti.
Antonello Ferroni, Messaggero. Direttore, abbiamo parlato del VAR, dell'addormentamento di Mazzoleni, che evidentemente stava facendo qualcos'altro, però non, secondo me non abbiamo ancora parlato abbastanza delle valutazioni arbitrali, perché io non riesco, io sinceramente da ieri ci penso, non riesco a capire come sia possibile dare una rilevanza così enorme a due falli nei primi 29 minuti di un solo giocatore, due falli poi normali di gioco, tirando fuori due volte il cartellino nell'arco di pochi minuti, e poi per tutto il resto della partita falli anche molto più gravi, e li posso elencare perché abbiamo vista tutti la partita. C'è stato per esempio un fallo tattico di Palacio, quello era l'ammonizione neanche lontanamente considerato, c'è stato un intervento durissimo su adesso non mi sovviene, su Olivieri, sì, di Bisoli, ma ce ne sono stati anche altri. Allora io mi chiedo, qual è il metro di valutazione di un arbitro? Perché noi abbiamo parlato della tecnologia, però anche l'arbitro deve saper fare il suo mestiere. Onestamente non si possono dare due cartellini gialli e poi toglierli completamente quando ci sono dei falli molto più gravi nel corso della partita. Cioè mi chiedo, ma valgono di più i falli della prima mezz'ora rispetto a quelli del finale di gara? Cioè non riesco veramente a darmi una spiegazione. Guarda Zonello, io separo le due cose, perché per quanto riguarda per me la tecnologia, lì mi trovi un punto fermo, perché la tecnologia non può sbagliare. Per quanto riguarda il metodo di giudizio dell'arbitro, ogni arbitro ha un metodo di giudizio che è personale, è normale, anche io ho visto un po' di ammonizioni da parte loro non date, però non sindacalizzo uno sbaglio dell'arbitro in velocità di partita, perché è sempre difficile, perché poi sbaglia l'arbitro, sbaglia il giocatore, sbagliano tutti. Però quello che sono profondamente deluso è dall'uso che si fa della tecnologia, perché la tecnologia deve aiutare, deve perfezionare certe dinamiche, ma sto vedendo che in una partita c'è troppa differenza con l'altra partita di pensiero e di utilizzo del VAR, perciò quando poi l'arbitro sbaglia a velocità di partita, penso che quello sta nella norma. Sta nella norma e non punto il dito sull'arbitro. Però direttore, mancare l'11 avrebbe dato sicuramente più possibilità al Perugia di poter. Ma in 11 non avremmo mai perso la partita. L'ultima chiudiamo con Andrea, poi chiudiamo. Sì, buongiorno direttore, Andrea Franceschini, Umbria Radio. Queste domande che lei ha posto in questa conferenza stampa, visto anche poi la presenza di Rocchi, il designatore, ieri a Rigamonti, si aspetta una risposta? Cosa si aspetta da oggi in poi? Io penso che non è che io devo avere risposte o magari spiegazioni. Io vedo il comportamento delle partite, vorrei solamente che e riparlo di tecnologia, fosse azionata per tutti uguali per tutti. Se c'è una sanzione da fermare, va fermata la partita. Io non aspetto non è il mio compito di parlare con i vertici. Qua c'è un presidente, c'è un direttore generale. Io penso al campo e quando vedo che delle cose che non vengono equiparate nel senso giusto, è giusto che io lo dica.